per queste prefissazioni importanti sull'iniziativa di oggi. Oggi stiamo quindi lanciando il portale del piano urbano della mobilità sostenibile, un piano su cui questa amministrazione si è messa subito al lavoro dal momento dell'insediamento, un piano su cui hanno lavorato tantissime persone che ci tengo a ringraziare, persone sia del gruppo di lavoro degli esperti del FUMS, abbiamo anche le nostre aziende che hanno lavorato tantissimo su questi temi, ricordo Roma Metropolitana, Roma Servizi per la Mobilità, ma anche Risorse per Roma. Quindi siamo riusciti in questi mesi cioè a mettere a sistema tutta una serie di competenze che hanno prodotto già dei primi risultati e che da qui ai prossimi mesi ci forniranno anche il piano o il FUMS nella sua completezza. Ecco, io vi do qualche anticipazione su come sarà articolato questo piano che è in fase di realizzazione. Avremo 5 piani di tipo, diciamo, verticale. Il primo sarà dedicato alle infrastrutture per il TPL, il secondo sarà dedicato alla ciclabilità, avremo un terzo piano poi sulle aree a mobilità lenta, quindi parliamo di isole ambientali e di aree e percorse pedonali. Abbiamo un altro piano delle infrastrutture stradali primarie e dei nodi di scambio, quindi questo è importante per garantire e migliorare l'intermodalità. E abbiamo anche un piano poi dedicato alla logistica, quindi al trasporto merci, punto anche questo molto importante per garantire mobilità sostenibile in città. E abbiamo poi anche 3 piani trasversali, quindi che in realtà toccano questi 5 piani di cui ho parlato poco fa, che è un piano dedicato a tecnologia, nuove tecnologie e sviluppo degli ETS. Abbiamo un altro piano dedicato ad accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche e un terzo piano sulla sicurezza stradale, sul quale in realtà già da molti mesi siamo al lavoro, anche grazie alla consulta cittadina sulla sicurezza stradale di cui abbiamo parlato, abbiamo presentato alcuni elementi già settimana scorsa e che ci proporrà anche un pacchetto di proposte e di iniziative in questo senso. Quindi il lavoro è in corso, è un lavoro molto importante che ha già visto tra l'altro l'identificazione di una serie di opere che abbiamo definito invarianti, cioè delle opere che sicuramente saranno inserite in questo piano che abbiamo approvato con un provvedimento di giunta lo scorso luglio. Tra queste opere vi posso ricordare ad esempio l'importanza che ha il discorso di quella che possiamo definire una nuova cura del ferro, quindi quanto importanti saranno le infrastrutture sul ferro in questo piano, e già lo vediamo dalle opere invarianti quando parliamo appunto dei nuovi percorsi comunque di recupero anche di infrastrutture esistenti, ricordo ad esempio anche la Roma Giardinetti. Ecco, su queste opere noi siamo già al lavoro e abbiamo già una fase di interlocuzione molto intensa col Ministero, cioè sappiamo che queste opere al di là poi di essere inserite in un programma vanno poi evidentemente realizzate, quindi è già da almeno 2-3 mesi che stiamo interrogando col Ministero rispetto a dei progetti più concreti di quelle che dovranno essere le attività da svolgere qui in città in termini di mobilità sostenibile. Quindi le richieste di finanziamenti che vanno dagli ammodernamenti delle linee metro esistenti, anche questo comunque è un obiettivo di questa amministrazione, mantenere e far funzionare meglio quello che c'è, e l'acquisto di nuovo materiale rotabile, ma anche la richiesta di finanziamento legati a 4 percorsi tram, tra cui ricordiamo il tram di Palmiro Togliatti, il collegamento tram da stazione di Burtina a Piazzale Verano, il tram di Viale Marconi e anche il tram che collegherà Piazza Vittorio a Via dei Fori Imperiali, nonché evidentemente anche il recupero e il rilancio della Roma Marconi. Quindi capirete che c'è tanto fermento, c'è un'attività di programmazione che sta andando avanti in maniera molto 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 veloce. Ricordo anche che per agevolare questo percorso in assestamento di bilancio luglio 2016 abbiamo inserito 800.000 euro dedicato alla progettazione di queste opere, quindi per far andare avanti in maniera concreta tutte le attività che poi ci consentiranno di arrivare a infrastrutture realizzate. Ecco, credo quindi che questa giornata di oggi sia una giornata importante per cominciare a mostrare alla città il lavoro svolto in questi mesi e anche per mostrare da qui ai mesi che verranno tutti gli avanzamenti in termini progettuali e in un processo che poi porterà alla definizione di un piano che non è il piano, come dire, soltanto dell'assessorato, dell'amministrazione a 5 Stelle, ma sarà il piano di tutta la città di Roma. Grazie.